Salve a tutti. Ciao, Ciao a tutti. sono Shams con Moonchild e siamo qui di nuovo per raccontarvi la nostra visione dell'onda incantata dell'Aquila Blu che inizia oggi con il King 235 e siamo molto contenti di essere qui di nuovo. Di farvi partecipe di quello che sentiamo tramite gli oracoli e tramite il Kin Maya, unendo queste due energie, e speriamo che vi possa arrivare un messaggio per ognuno di noi. Quindi noi leggeremo l'onda per tutti, e quello che muove in questo momento, le energie in cui andremo a lavorare. Divertitevi. Intanto passo un attimo la parola a Moonchild che ci racconta che cosa ci riservano questi 13 giorni per lo Soulkin in questa meravigliosa onda dell'Aquila Blu. A te. Ciao a tutti, sono Donato e niente, cercheremo adesso di entrare un attimo nella visione alta appunto di questo archetipo che rappresenta appunto il glifo iniziale e dà l'energia a tutta l'onda di questi prossimi 13 giorni. Dunque, anzitutto ricordiamo che l'aquila è un'energia di tipo di colore blu e quindi rappresenta appunto una trasmutazione, una trasformazione. Dopo l'onda che abbiamo attraversato, che è terminata ieri, che era nell'energia bianca, abbiamo aiutato a pulire e a trasdurre ciò che ci era utile. E attraverso l'archetipo dell'alta sacerdotessa, con l'energia femminile alta, del sacro femminile, abbiamo così, fatto una grande cernita per poter pulire questo canale, attraverso cui lo spirito e la voce alta del nostro alto essere, ora ci è molto chiara e possiamo proseguire il viaggio. Dunque, l'aquila blu ha un tipo di energia molto molto forte e in effetti io vorrei rendere cosciente il collettivo del fatto che essendo un'energia molto forte, molto potente, alle volte può essere fraintesa. Il suo pianeta guida è essendo Giove, nelle antiche storie delle guerre cosmiche ha perpetrato il suo potere abusandone e quindi l'utilizzo della mente, di cui usufruisce molto l'Aquila Blu, non deve essere assolutamente abusato per fini distruttivi o comunque mantenendo appunto questo tipo di percezione, di visione molto alta, dobbiamo riuscire appunto ad entrare in unione con quello che è in realtà l'intento primario dell'aquila, che è quindi lo scoprire, lo svelare ciò che va poi portato a guarigione, che è poi il finale dell'onda. E quindi niente. Io direi che possiamo poi addentrarci un po' più nei dettagli. Questa volta affronteremo il discorso più, globalmente, visto che considerando che l'aquila appunto deve ampliare e sintetizzare poi il messaggio, ora passo la parola appunto a Shams che ci illuminerà sul tragitto che dovremo percorrere in questi 13 giorni. Noi ci rivediamo dopo. Buon ascolto. Grazie, grazie, eccomi. Allora, quello che cerchiamo di fare è di comunicarvi in due modi diversi i messaggi e l'energia che andremo ad affrontare. Diciamo che, come a me piace molto dirlo,
ogni onda e ogni giorno della nostra vita, questa incarnazione è un grande viaggio che facciamo. E quindi vediamolo un po' come un viaggio, no? Giorno per giorno, di quello che succede e globalmente che cosa ci può mostrare, quali sono le prove che ci richiede e quali sono anche gli abbracci che ci vuole dare questa onda. Quindi io cercherò con i miei oracoli egiziani di farvi vedere la mia visione. Io sono un'aquila, quindi sono molto dentro alla visione di quest'aquila. Eh sì. Mi sento molto a casa oggi, ovviamente. Vediamo un po'. Allora, questa onda dell'aquila ci porta proprio ad avere la visione, cioè il proposito è di avere la visione su quello che è il nostro desiderio più profondo, di che cosa veramente la nostra anima vuole e qual è quel segreto che noi abbiamo dentro di noi e che forse non ci siamo neanche mai confessati. Abbiamo la connessione durante questi 13 giorni di poter scoprire e di poter vedere questo disegno che è dentro di noi e di poter essere in connessione con quel disegno, quindi come se quest'aquila dall'alto aprisse queste sue ali e ci facesse vedere qualcosa che è assolutamente nostro, qualcosa proprio dentro di noi, dentro il nostro cuore, dentro la nostra anima, segretissimo, e abbiamo la possibilità di vederlo. Vediamo un po'. Allora, questa aquila proprio ci vuole portare lì, ci vuole portare in questi 13 giorni a vedere qual è quel segreto che teniamo dentro di noi. Questo segreto che non ci siamo mai permessi di confessarci, qualcosa che forse abbiamo anche rifiutato, forse non ci sentiamo abbastanza pronti, non ci sentiamo in grado, quanti di noi non si sentono in grado di dire io sì, quello è veramente ciò che voglio e vado per quello che voglio. Quindi proprio parte con questo messaggio. E ci dice che tutte le strade sono aperte. Noi abbiamo tutte le strade aperte per poter arrivare lì dove vogliamo arrivare. È solo che dobbiamo alleggerirci, dobbiamo essere dobbiamo un po' prenderci in giro, dobbiamo anche imparare un pochino a non diventare così attenti a quello che le persone dicono, a non diventare così succubi di ogni parola, di ogni cosa che le persone dicono, ma semplicemente continuare per la nostra strada, decidere qual è la nostra meta e l'aquila quando decide, va, ok, quindi andate per quello che volete, perché le vostre strade sono aperte. Dovete semplicemente stare attenti a non farvi prendere dalle false promesse, quindi da chi vi dice, in questo momento di grandissima confusione che siamo in questo momento, ci sono tantissime parole, tantissime cose che si dicono, bisogna fare, non bisogna fare, eccetera. Queste, fermatevi e andate dentro l'essenza, andate a vedere veramente che cosa c'è dietro. State in energia alta, non fatevi prendere da quello che le persone dicono, andate al di là, entrate proprio dentro al cuore di quel messaggio. E l'altra cosa che ci farà affrontare questi giorni sarà proprio anche di vedere, proprio per questa grande visione, di vedere le cose da un altro punto di vista, di capire che abbiamo sempre guardato in un certo modo, forse anche rigidamente, perché? Perché quello è il modo che conoscevamo, non c'è niente di male, non c'è nessun giudizio, ma c'è anche un altro modo di poterle vedere le cose. C'è un'altra angolazione che vi fa scoprire come poter entrare in quel segreto, come poter arrivare in quel segreto che voi avete dentro di voi e a quel punto poter portare i vostri doni
fuori, poter portare chi siete semplicemente e offrire a voi stessi, alla vostra famiglia. Non importa se facciamo delle cose per il mondo, non importa se facciamo delle cose chimiche o altre, o siamo dottori o altre cose, ma qualcosa anche di semplice alla nostra famiglia, al nostro collettivo che vive con noi. Portiamo i nostri doni. Portiamo chi siamo veramente. E a quel punto questa onda ci farà sentire che a quel punto, avendo cambiato la nostra opinione, facendoci portare fuori da altre opinioni, noi siamo assolutamente al centro e tutto ciò che ci serve è lì. Come Nut e Jeb sono, che sono l'energia femminile e l'energia maschile, ci sarà la perfetta unione. Dipende soltanto da noi di potercela concedere. E ritroveremo anche proprio quella grande forza maschile che ci dirà quale è il progetto e dove vogliamo andare. E ritroveremo chi siamo. Cioè, poi sarà come un riconoscimento semplicemente di chi siamo, così come siamo, che andiamo perfettamente e benissimo così come siamo. E a quel punto, dopo aver fatto tutto questo, noi ci possiamo fermare, possiamo dire ok, ora posso iniziare. Posso iniziare perché ho tutti questi elementi che sono con me e quindi a questo punto io posso iniziare. Iniziare qualcosa di nuovo, qualcosa che sia più consono con me, con la mia nuova visione di me stesso e di come sono le cose anche. Quindi quello che ci parla è anche di ritrovare veramente quella visione. In questo momento di grandissimo caos, di grandissima informazione, qual è la visione giusta? Qual è quella che dobbiamo veramente seguire? Okay? E quando avremo trovato però e avremo deciso che andiamo e iniziamo con tutti questi elementi, questa cosa nuova, allora lì ci sarà bisogno di un po' di coraggio, un po' di coraggio di essere se stessi, un po' di coraggio di uscire. Dalla zona comoda, okay, e entrare in quella zona scomoda per portare armonia nella vostra vita, in qualsiasi area della vostra vita, per mettere di nuovo tutto in bilanciamento, per fare in modo che tutto sia assolutamente armonico. E a quel punto sì, che la nuova si troverete nella nuova strada, camminare in un'altra strada, e a quel punto sarete assolutamente connessi con il cuore. E questa è la carta del cuore, il mio oracolo meraviglioso che è il Papa, e tutta questa onda ci porta a scoprire il nostro segreto e ci porta ad arrivare nel cuore. Quindi tutto, come dico sempre io, è nel nostro cuore, tutto quello che ci serve è nel nostro cuore. Quindi buona onda e spero che il messaggio vi sia arrivato. A te, Donato. Eccomi, perfetto. Dunque, nella mia visione posso notare che questo viaggio di questi prossimi 13 giorni sarà assolutamente individuale e dovrà appunto non coinvolgere nessuno che sia, diciamo, di intralcio. O che posso offuscare questa prospettiva molto ampia che richiede l'Aquila. Dobbiamo però assolutamente poi scendere per trovare diciamo, trovare la squadra diciamo, nella dimensione tridimensionale, quindi trovare lo spazio. Perché appunto questo grande messaggio che vogliamo appunto portare dall'alto si possa manifestare in qualche modo. E questo messaggio è assolutamente connesso con il proprio autentico, diciamo, e primario intento. Questa visione è assolutamente utile perché possa entrare in maniera molto fisica e molto
è molto prepotente, quindi dobbiamo stare molto attenti, diciamo, a non voler rendere il tutto troppo autentico, troppo diciamo proibito per poter essere condiviso. E dobbiamo avere veramente il cuore di poterlo diciamo esternare, perché comunque i mezzi ci verranno mostrati e dobbiamo assolutamente trascendere questo tipo di visione invece, come dire, un po' opportunista, un po' attaccata alla materia, ecco. Non dobbiamo approfittare di questo grandissimo dono che ci fa l'Aquila nel scindere bene ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Quindi dobbiamo mantenere questo centro e questa equità e questo assoluto amore che comunque l'Aquila viene a portare con la sua grandissima e alta visione. Solo così appunto questa guarigione che assolutamente è l'obiettivo primario, diciamo, di questo essere meraviglioso che sta nei cieli, che comunque assorbe questa energia solare e vuole essere appunto, vuole donarci appunto questa manifestazione nello spazio, nel 3D, vuole trovare il suo giusto canale per poter comunicare qualcosa che ci serve tantissimo per guarire appunto quelle parti di noi che normalmente non vogliamo vedere e ci fanno un po' male, insomma, sono molto scomode. Questo avviene ovviamente a specchio, perché comunque noteremo anche negli altri queste parti che verranno guardate, verranno assolutamente osservate, ma senza giudizio, senza entrare nel personale, dovranno essere di aiuto per portare comunque in unione noi esseri e dare forma appunto a questa guarigione proprio nella coscienza proprio acquisita, che arriva proprio dal sole, insomma, da questi codici che sono assolutamente, diciamo, universali, ecco, non hanno né colore, né forma, né bandiera, nessun tipo di giudizio o di diciamo, attaccamento, ecco, a qualche credenza. Quindi sarà sicuramente un percorso in cui dovremo prenderci tante responsabilità, dovremmo diciamo affrontare la nuda realtà e per poterla appunto maneggiare in una maniera più salubre e differente. Rimanendo sempre comunque appunto nella frequenza dell'amore, nella frequenza dell'aprire per guardare e portare a guarigione, e poi dopo si può assolutamente ritornare a viaggiare e riportare appunto in alto tutte le nostre frequenze, ecco. E quindi sì, sarà sicuramente interessante e direi che ci siamo. Quindi io auguro a tutti voi comunque di affrontare questo viaggio senza troppi, diciamo, alti e bassi repentini e sfrenati. Cerchiamo di non cadere sopra la preda senza pietà, e
e accogliamo soprattutto il diverso e ciò che a noi ci sembra malsano, ecco, perché comunque va assolutamente, diciamo, visto con diversa luce in questo momento. Abbiamo bisogno proprio di aprire le nostre menti il più possibile e sintonizzarci appunto con ciò che c'è al di là, oltre, diciamo, dell'immagine apparente che la materia ci vuole mostrare. Bene, spero che il messaggio sia arrivato abbastanza chiaro e ci vediamo assolutamente nella prossima onda e Grazie buona mille, grazie a surfata tutti, in Lakesh. buona onda in Lakesh. Ciao.